Cosa avete studiato dopo il liceo? Filosofia. Filosofia. In che modo il percorso di studi di tua madre ha influenzato il tuo? In modo genetico, credo. Non me l'aspettavo questa risposta. Allora, la sede io ne ho girate almeno due. La prima, quella veramente di tantissimi anni fa, era in una specie di fondo dove le persone che passavano, io oggi mi sembra che ci sia l'INPS, le persone che passavano di lì, ogni tanto scoprivamo che si stavano fermando sul davanzale a sentire e a vedere quello che facevamo, eccetera. Io invece sono sempre stata qua, nel senso nelle vecchie elementari, dove sotto c'è la biblioteca, quindi il pomeriggio, quando non ero di sopra, ero di sotto a studiare, quindi sempre, sempre qua. E niente, un bel edificio, ci stavamo bene. Inglese, greco, latino, italiano, filosofia, ostica, fisica. Non c'è ancora il libro, no. Beh, filosofia sicuramente quella che mi piaceva di più, ma a pari merito sempre con il greco. Poi italiano, andando sempre. Ma mi piaceva anche matematica, era che poi avevamo avuto delle vicissitudini, avevo un'insegnante molto brava che però aveva due gemelli e dice cosa c'entra, perché erano sempre malati. E quindi noi avevamo una media di 3-4 supplenti l'anno, e quindi quando passi da non appresti neanche poi, no? alla fine. Per cui le materie, devo dire la verità, mi piacevano proprio tutte, sì, forse fisica, in effetti, è rimasta un po' più dietro Genetica anche quella. lì. Sì. Allora eravamo andati a Firenze e siamo andati poi su a fare una passeggiata fino a Fiesole, all'anfiteatro, e quando si era tutti insieme ti facevano sempre venire le idee strane, ci siamo messi a declamare, adesso non ricordo se era Leopardi o forse qualcosa, qualche poesia di Leopardi o qualche verso della Divina Commedia, e poi ci siamo messi a chiedere i soldi, cioè c'erano tanti turisti. E non l'avevano presa tanto bene, poi il professore, e ci siamo messi a chiedere soldi. Allora, una delle gite che mi è più rimasta impressa è quella in Grecia del primo anno, in quella schiasse l'unici odio profondamente perché avevo fatto un sacco di confusione, però è stata la gita più bella forse. E un aneddoto divertente riguarda il torneo di dibattito a cui abbiamo partecipato a Padova, perché quell'anno ci siamo presentati con un furgone che ci aveva prestato l'Associazione Lunigiana dei Disabili, quindi siamo arrivati con questo furgone enorme, con questa scritta, e per dare inizio alla giornata Crocetti gli aveva fatto tutta la fiancata entrando nel cortile interno dell'edificio dove si teneva il torneo, e in più quel giorno gli avevano rubato i cani, insomma era delirante la situazione, e quindi avevo iniziato a imprecare in ogni lingua, e infatti poi diciamo che il torneo era partito male, finito pure male, poi l'anno dopo meglio, però questo. Facevamo il festino di Carnevale a casa di un nostro amico che aveva una bella taverna grande, e venivano anche i professori, soprattutto lei, questa che ancora qui vive da Ulla, di italiano e latino. Presto. Allora, io dell'Assemblea mi ricordo, a quei tempi venivano su molti ragazzi dalla Spezia, che non si trovavano bene al liceo classico di La Spezia, di Sarzana anche, e venivano qua. Per cui adesso non mi ricordo il nome, ma mi sembra il caso di dirlo, mi ricordo di un ragazzo che era molto più grande di noi, nel senso che te sei al ginnasio, e quelli che i capi dell'Assemblea, ovvio, anche adesso sono quelli dell'ultimo anno. Ed era, io ho dei ricordi bruttissimi, nel senso che questo parlava di politica, noi non ne capivamo, non ce ne poteva importare di meno, e quindi quando c'era l'assemblea eravamo terrorizzati, perché non avevi niente su cui intervenire, e ti sentivi, non ti dico, cioè, ti dico, in disagio, molto in disagio.
E allora, io ne ho due di assemblee che mi sono rimaste impresse. La mia prima assemblea, in cui sono stata eletta Miss Guardina. E poi la mia ultima prima assemblea, che era stata organizzata dalla mia classe, in cui avevamo fatto questa assemblea a tema inferno, e anche quella mi è rimasta nel cuore. Sicuramente il mio professore di filosofia, i suoi erano emigrati in Francia, lui arrivava e parlava con la R. Moscia. Buongiorno, e buttava con una certa violenza il borsone con i libri sulla scrivania e aveva in mano il Corriere della Sera. Dalla violenza con cui tirava il libro si poteva capire se quel giorno o avesse poi magari avrebbe interrogato o più che altro l'inizio della lezione partiva da un articolo del Corriere della Sera che lui commentava. Il professore di greco, che poi appunto il greco è una delle materie della filosofia che mi piaceva di più, che arrivava e ti dava delle versioni, non so, tipo un compito classe su Tucidide e poi se ne andava e voi penserete così voi copiavate, no, perché nessuno in realtà lo sapeva fare. Tutti a loro modo, con le loro peculiarità, hanno lasciato il segno, un bel ricordo. Allora, il liceo classico mi ha lasciato la persona che sono diventata. Cioè, non è stata una scuola e basta. Passavo qua tutte le mie giornate, cioè, la mattina, il pomeriggio, a fare i dibattiti, a fare teatro, a fare i laboratori, lo zibaldone, orientamento. È diventata una famiglia oltre che una scuola. E mi ha lasciato, e qui mi accodo a lei, la curiosità, la voglia di conoscere e la capacità di saper riconoscere la bellezza nel mondo. E a quelli che sono un po' indecisi sulla scelta della loro scuola consiglio di scegliere il liceo classico, perché non è vero che il latino e il greco sono lingue morte, e perché ti rende una persona migliore rispetto a come sei entrato. Posso testimoniare che era una belvetta quando è arrivata qui in quarta. Sì, infatti, era una belvetta. Infatti, come hanno saputo io. Mi ha lasciato uno sguardo sul mondo, proprio senza tema di essere smentita. Se potessi vivere un'altra vita, risceglierei i classici.